Open your eyes, and you will see how precious life is. Yet it can sometimes break you down, and a fresh heart is all you need to have. Are you looking for new adventures amid these challenging times? And Lake Como region is the breath of fresh air that will revive your spirit. Connect with the pristine nature and breathtaking vistas that have been inspiring people since the Romans first settled here in the first century before Christ. Enjoy Lake Como wonderful villas and villages with a ride boat you'll never forget. Lake Como region's essence combines a rich natural heritage with an astonishing cultural one. It is a land of 1,000-year-old traditions and know-how in crafts like woodworking, lace making, silk production, lake fish processing, and outdoor activities like water sports and hiking. Traditions here have been carried on for centuries with care and devotion by wise and skilled artisans and entrepreneurs. They are made up of little-known stories, voices that need to be heard, and that with their uniqueness contribute to making up our shared human condition. Voices which like a gust of fresh air caress us and lead us to the discovery of a hidden heritage. Not far from the shores of Lake Como, you will find Cantu, the furniture and lace town, home to incredible and skilled woodworkers and lace makers. Let's now bring Ivano Rauta's passions for art, literature, woodworking, and puppetry. Thanks to his passions, Ivano has found a way to convey people his deepest thoughts and ideals. Ideals of freedom, peace, and solidarity in the fans of the weakest and those left behind. That anyone looking at his works can feel. Mi chiamo Ivano Rota, sono di Cantù. Siete nel mio laboratorio, nel mio atelier, in quanto io faccio in prevalenza il burattinaio, poi faccio anche lo scultore e il pittore. Ho iniziato prestissimo, a me piaceva molto il teatro fin da ragazzo, ho iniziato con la scrittura, a me piaceva più che altro scrivere, dopodiché ho iniziato a questo tipo particolare di teatro, chiamato appunto teatro di figura. Qui abbiamo un po' di personaggi dei miei spettacoli. Io sono cresciuto in una bottega, mio papà faceva il falegname, sono cresciuto in una bottega, quindi ho imparato, diciamo, le prime cose, i primi segreti da lui, anche se io, come molti della mia generazione, non abbiamo voluto rimanere in bottega. In effetti io non ero capace di fare, poi non mi appassionava fare le cose dritte, no? E preferivo appunto più creatività, più fantasia, e in una scultura del genere appunto uno ce la ritrova. In quel periodo ero molto giovane, avevo 16-17 anni, nella quale io ero più appassionato, diciamo, al teatro, alla scrittura, che non alla bottega e quindi a fare il falegname. Questa situazione io l'ho rappresentata creando anni dopo, una decina di anni dopo, un personaggio che adesso vedete, che si chiama Trucciolo. Trucciolo è un garzone di bottega e rappresenta proprio, diciamo, mi rappresenta e rappresenta un po' quelli della mia generazione, che non hanno voluto rimanere in bottega a fare il mestiere che facevano, i nostri padri. Sono stufo, stufo di fare mobili, di fare tavoli, sedie. Vorrei fare qualcosa di diverso con il legno. Ancora sulla tua tromba, e portami, sì, portami nel tuo mondo, un mondo fantastico, sì. Trucciolo diventa interprete, attore di storie e leggende legate alla Brianza, legate al territorio. Ci sono varie leggende che Trucciolo interpreta, la leggenda dei Missoltini, dei Missoltini, cioè questi famosi pesci del lago, gli agoni, che come vengono chiamati, come mai salta fuori a un certo punto il nome Missoltini, no? Perché narra appunto una leggenda che a Tremezzo c'era un barone
che si era impossessato, insomma non faceva pescare quasi nessuno nel lago, perché si era, secondo lui era anche padrone oltre della terra, anche di tutte le acque. E insomma Trucciolo si intrufola in questa situazione dove i pescatori fanno fatica a pescare, finché gli fa provare questi diciamo agoni come il barone non aveva mai provato. Quando il barone prova questi missoltini, che sono come lui non li aveva mai provati e gli piacciono tantissimo, e siccome nella sua villa a Tremezzo c'era una inglese, una nobile che si chiamava Miss Oldin, in onore di questa Miss salta fuori appunto il nome Missultin. Il mio lavoro è un mestiere, diciamo, che mi permette appunto di sfogarmi e mi permette anche questo di esprimere quelli che sono i miei ideali. Ho un debole per i deboli, oltre a diciamo avere un debole per i deboli, mi ritengo di avere anche di andare anche un po' controcorrente. Quello in cui io credo e a cui ho dedicato la vita, appunto, oltre che trasmetterlo con il teatro ai bambini, alle nuove generazioni, così lo trasmetto anche con la mia arte, in particolare la scultura, la pittura. Qui vediamo ad esempio questa donna con un bambino, ed è riferita diciamo a quegli eventi terribili, quando lungo il confine ad esempio tra gli Stati Uniti e il Messico Donald Trump aveva separato le famiglie, da una parte i bambini, dall'altra i genitori, no? E senza mezzi termini. Questo appunto, questa scultura rappresenta questo appunto bambino che si aggrappa a questa mamma, che è rappresentata solamente da una gamba. La freschezza, la voglia di essere vivo, di esprimermi, la trago da un impegno che appunto è quotidiano, quello che è lo studio, quello di approfondire vari problemi. Io credo profondamente nel rispetto dei diritti umani per tutti. Laddove vengono negati, mi pungolano e mi danno appunto questa forza, questa freschezza per poter esprimermi, esprimere tutta questa mia contrarietà, che io faccio attraverso il teatro, attraverso l'arte. Io lo faccio con quello che sono capace di fare.